Happy Cats! Siamo dolci gattini! Io lo sono di più! Miwau! La bacchetta magica! Un giorno Cookie e Budino misero a soqquadro la cameretta. Guardate che disordine! Raccogliete subito le mie bambole e tutte le altre cose sparse a terra! Chicca, tu non ci puoi comandare, è chiaro? Non faremo ciò che ci hai chiesto! Diglielo, Budino! Sì, esatto! Come volete! Allora ecco... userò questa mia bacchetta magica e vi trasformerò in due ranocchi! Quella è veramente una bacchetta magica, Chicca! Ah, e chi ci crede? Provaci che è una bacchetta magica sistemando tutto il disordine! E va bene, ci provo! Chiudete gli occhi e farò la magia! Bacchetta, rendi bella pulita la cameretta! Chicca usò uno stratagemma per far credere ai fratelli che la bacchetta era magica. La magia è finita! Potete guardare! Ah, incredibile, è tutto pulito! Allora abbiamo una vera e propria bacchetta magica! Potrà realizzare i nostri desideri! Fantastico! Miwau, 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 miwau! Ehi! Voi non avete nessuna bacchetta magica, ma io sì! E se non venite fuori a spingermi sull'altalena, allora vi trasformerò in due ranocchi! Oh! E così Cookie e Budino spinsero Chicca sull'altalena. Beh, è grandioso! Da adesso in poi dovremmo fare tutto quello che ci dice, perché se mai dovesse arrabbiarsi... Voglio una tazza di tè! Io non voglio diventare un ranocchio, cra! Già, nemmeno io, cra! Dobbiamo portarle via la bacchetta in qualche modo! Fermi! Ridatemi la bacchetta o vi trasformo in due ranocchi! Sono io che ti trasformo adesso! Bacchetta, trasforma subito Chicca in una rana! 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 Budino, non funziona! Ah, forse dobbiamo chiudere gli occhi, come prima! Ah, sì, va bene! Ora diventeremo sicuramente due ranocchi! Dobbiamo correre a dirlo alla mamma! Ehi, aspettate! Tornate qui! Cookie, sei tu? Come ha potuto la nostra sorellina farti una cosa simile? Mamma! Budino, fermati! Mamma, Chicca ha trasformato Cookie in un ranocchio con la bacchetta, guarda! Guarda cosa hai fatto a nostro fratello! Ma no, non è possibile! Cookie, mi dispiace tantissimo, scusa! Oh, ecco dove era finito il mio cappellino! Pensavo di averlo perso tra i cespugli! Cookie! E così l'avevi preso tu, il secondo ferro da maglia? Mi stavo giusto chiedendo dove fosse finito. Allora quello è solo uno dei ferri da maglia della mamma e non una bacchetta magica. Certo, è così. Volevo soltanto farvi paura perché non volevate riordinare come vi avevo chiesto. Tu non ce l'avevi chiesto, ce l'avevi ordinato. Aspettate un attimo, ascolta bene, Chicca. Se vuoi che i tuoi fratelli facciano qualcosa, devi usare soltanto due parole magiche. E quelle parole magiche sono per favore. Sono veramente magiche, mamma. Ah, Budino, per favore, fratellino, mi prenderesti quella rana? Eccola qui, sorellina. Grazie. E tu, Cookie, per favore, mi apriresti la porta di casa? Sì, con molto piacere, Chicca. Fare qualcosa per una persona che usa quelle parole ti fa sentire bene. Già, forse quelle parole sono davvero magiche. Ma certo, gattini, e sono più utili di qualsiasi bacchetta magica. Fantastico! Miwau, 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 miwau! Senti, Cookie, mi daresti una spinta, per favore, grazie? Ma certamente, Budino! Ehi, Cookie, Budino, potreste far girare questa corda? Per favore, per favore! Ma certo, sorellina! Le bacchette magiche esistono solo nelle fiabe, ma i dolci gattini impararono che le parole magiche, per favore, sono davvero magiche. I super gattini! Un giorno Cookie, Chicca e Budino stavano leggendo degli appassionanti fumetti di supereroi. Che
Che forza! Guardate Luce Gatto! Spara raggi di luce al buio come se fossero dei fari! Mentre Pelo Gatto ha il potere di gonfiare la sua pelliccia in un istante! Sì, ma la migliore è Fulminella! Guardate che bei fulmini lancia con le zampe! Deve essere straordinario fare il supereroe! Sì, ognuno di loro ha un superpotere fantastico! Ehi, perché non giochiamo ai supereroi? Con tanto di super costumi che faremo noi! E dei super nomi! E con dei poteri super fantastici, giusto? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! E così i super dolci gattini cominciarono a realizzare i loro costumi. Capitan Forte! Manto Gatto! Miau Gatta! Alla riscossa! Supereroi! I supereroi però devono avere qualcuno da salvare. Se volete faccio io la parte della gattina in pericolo che aspetta di essere soccorsa, così uno di voi potrà salvarmi. Che idea grandiosa! Ci penso io a salvarla, ok? Grazie al superpotere volante di Manto Gatto. Aiuto, qualcuno mi salvi! Che disastro, ti si bagnerà tutto il vestito. Sei il mio supereroe, Manto Gatto, grazie! Nah, per questa missione ci vuole l'intervento di Capitan Forte, con i suoi muscoli superpotenti! Aiuto, qualcuno mi salvi, per favore! Sta arrivando una meteora, non mi sembra molto amichevole! Sei il mio supereroe, Capitan Forte! No, aspettate! Spetta a me soccorrere chi è in pericolo! Io sono Miau Gatta e posso spostare ogni cosa con la forza della mente! Aiuto, qualcuno mi salvi, per favore! Oh no, c'è un incendio! Tra tutti i supereroi, quella che preferisco è Miau Gatta! Tortina è mia amica, quindi dovrei essere solo io a portarla in salvo! Siamo tutti amici di Tortina! Sì, facciamo decidere a lei chi deve salvarla! Ehi! Sono pronta! Potete venire a salvarmi quando volete, soffro di vertigini, sapete? Tortina recitava la parte di una gattina bloccata su un albero. Manto Gatto si prepara a salvarti al volo, sì! Alla riscossa! Ecco, ti ho salvata, Tortina, ora puoi scendere! Un momento, arriva Miau Gatta! Ti faccio scendere a terra con il potere della mia mente, alla riscossa! Ecco fatto, vieni giù! Scusate, ma così non c'è gusto! Sarebbe un po' sciocco se scendessi dall'albero per conto mio! Che razza di salvataggio è questo? Vedi, nessuno di noi ha veramente i superpoteri, lo sai anche tu, giusto? Il che vuol dire che nella realtà non possiamo salvarti. Ci picchia, allora ho fatto male ad arrampicarmi fin quassù! Aiuto, qualcuno mi salvi, per favore! Tortina rischia di cadere su quel cactus! Aiuto! Mi è venuta una splendida idea! Cookie, tu aggrappati forte all'albero! E tu, Budino, prendi il mantello di Cookie e tiralo più forte che puoi! Dovete prenderla al volo! Avanti, Tortina, salta, dai! Che forza! Insieme avete salvato Tortina per davvero! Eh sì! Con una super trovata della mente di Chicca! E i muscoli mega forti di Budino! E il super mantello di Cookie! Grazie mille, voi tre siete i miei supereroi! Unendo le nostre forze possiamo risolvere qualunque problema! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Salverete me la prossima volta! Anche me! I gattini scoprirono che il loro vero superpotere era collaborare. Insieme formavano una vera super squadra, i super dolci gattini. Il pesce rosso! I gattini avevano chiesto ai genitori un animaletto da compagnia. Adesso potete aprire gli occhi! Oh, che bello! Un pesce rosso! È facile prendersene cura, basta dargli da mangiare e cambiargli l'acqua. Sono sicura che ce la farete, gattini. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Dobbiamo prenderci cura del pesciolino rosso come si deve. Diamogli da mangiare.
Per esempio un bel pezzettino di pane. No, non credo che il pane possa andare bene. Dobbiamo dargli qualcosa che sia davvero delizioso. I gattini volevano dare al pesce rosso una fetta della torta del papà. Tieni, pesciolino, spero ti piaccia. No, fermi! Non potete buttare nell'acquario qualsiasi cosa. Questo è il suo speciale mangime. I pesci non mangiano tantissimo. Al vostro pesciolino ne basterà solo un pizzico. Potrei restare qui a guardarlo per ore e ore e ore. Gattini, oggi è una bella giornata. Perché non ne approfittate per andare un po' al parco a giocare? Possiamo portare fuori anche il pesciolino. Certamente, ma mi raccomando, dovrete fare molta attenzione. I gattini avevano chiamato gli amici per mostrare loro il nuovo arrivato. Il vostro pesciolino è bellissimo! E guardate come nuota bene, è davvero bravo! Posso dargli da mangiare e portarlo a fare una passeggiatina? Sicuro, vorrei farlo anch'io! Anch'io! Boris, tu l'hai tenuto abbastanza, ora tocca a me! Oh, il pesciolino sembra triste. Se provo a leggergli un libro sugli animali del mare, si sentirà meglio. Questo qui è un polpo. Questa qui è una balenottera azzurra. Facendogli vedere gli animali del mare, gli farai sentire nostalgia di casa. Ci penserò io a tirarlo su. Ridi, 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 pesciolino! Oh! Deve avere solo un po' di fame. Oh no, il mangime è finito. Forse ho capito. La mamma ha detto che i pesci mangiano pochissimo. E invece noi gli abbiamo dato l'intero barattolino di mangime. Oh no, povero pesciolino! Non mi stupisce che non sia contento. Immaginate se qualcuno buttasse tanto cibo nella vostra cameretta. È scura! Quest'acqua deve essere cambiata subito. Per i pesci l'acqua è importante quanto lo è l'aria per noi. Immaginate come sarebbe se l'aria che respirate diventasse improvvisamente sporca. Terribile! Hai ragione, quest'aria non è affatto pulita. Credo che voi tre non siate ancora pronti per prendervi cura di un animaletto. Sarà meglio che riporti questo pesciolino rosso al negozio. Mammina, aspetta, per favore, facci provare di nuovo. Ti prometto che baderemo al pesciolino come si deve. Gli daremo un pizzico di mangime, solo un pizzico. E gli cambieremo l'acqua ogni giorno. A quanto pare adesso il pesciolino sembra molto più contento. E gli metteremo questo arcobaleno nell'acquario, così sarà felice ogni volta che lo guarderà. Fantastico! Miwa, 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 miwa! Così il pesce rosso entrò a far parte della famiglia. E i dolci gattini impararono a prendersi cura di lui come si deve. Le buone maniere. In guardia di faccia di Marrano! Un giorno Tortina decise che era tempo di parlare a Chicca delle cattive maniere dei suoi fratelli. Chicca, non per offenderti, ma Cookie e Budino avrebbero bisogno di imparare le buone maniere. Vogliono passare sempre prima di tutti, non fanno che arrecare disturbo e non dividono mai le merendine con gli altri. Caspita, sembrano aver dimenticato quel che dice sempre la nonna. Un gattino deve essere sempre gentile e avere buone maniere. Tranquilla, Tortina, glielo farò presente appena torniamo a casa. Cookie, Budino, devo insegnare a tutte e due le buone maniere. Così diventerete dei gattini ben educati e farete contenti i vostri amici. Davvero? Mi piace l'idea, sono pronto, comincia pure. Sì, anch'io. Allora siamo d'accordo. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Se lasciate passare gli altri prima di voi, dimostrate di essere ben educati.
E perché dovrei far passare prima gli altri? Se devo andare da qualche parte, gli altri possono aspettare che io sia passato. E nel caso in cui dovessimo saltare da un aereo con il paracadute e avessimo tutti paura? Chi vuole saltare per primo? Dopo di voi, insisto. Noi... E se dovessimo passare su un tronco sopra un burrone? Andate prima voi, insisto. Non è proprio quello che volevo dire. Bisognerebbe essere educati e gentili nelle azioni di tutti i giorni. E anche buona educazione condividere con gli altri le cose che avete, ad esempio le caramelle o i giochi. Perché dovrei essere io a offrirli per primo? Se qualcuno vuole una cosa che ho, deve solo chiederla e io la condividerò. Perché se non offri agli altri quello che hai, penseranno che non vuoi condividerla con loro. Ora ho capito. Chicca spiegò loro che buona educazione è aiutare gli altri a scendere da un gradino alto. Oppure offrire una coperta quando fa freddo. O prestare un ombrello quando piove. Visto? È facile essere educati. Super facile! Ora possiamo andare a giocare un po'. Il giorno dopo, Chicca invitò Tortina a casa per mostrarle che i fratelli erano ben educati. Gattini, venite, è l'ora del tè. Questo tè è delizioso! Oh, non è affatto educato bere il tè dalla teiera! Adesso non lo voglio più! Esco a prendere un po' d'aria! Cookie, Budino, avete dimenticato di nuovo le buone maniere! Prima avete spinto Tortina mentre uscivate dalla cameretta, poi vi siete bevuti tutto il tè e vi siete mangiati tutti i dolcetti senza offrirne a lei! Far passare prima gli altri, prestare le cose, offrire i dolcetti, se seguiamo le tue buone maniere diventiamo i servetti di tutti quanti! Giusto, perché dobbiamo seguirle? Io proprio non lo capisco! Perché se continuate a comportarvi da maleducati non avrete più amici! Ora vado a giocare con Tortina! E noi non vogliamo giocare con voi due! Cookie, che succederà se perdiamo i nostri amici per via delle cattive maniere? Ehi, mi è venuta una bella idea! Dobbiamo ricordarci tutto quello che ci ha insegnato Chicca e far vedere agli altri che siamo ben educati! Sì! Al parco Budino e Cookie fecero del loro meglio per essere gentili e cortesi con tutti. Grazie Cookie, grazie Budino, siete davvero gentili ed educati. Hanno preso tutto da me. In effetti è bello essere carini e servizievoli. Hai ragione, ed è anche molto facile. Da adesso in poi ci comporteremo sempre in modo educato. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Cookie e Budino si dimostrarono ben educati e furono contenti di vedere che gli altri apprezzavano le loro buone maniere. I walkie-talkie. Un giorno la mamma e il papà fecero ai gattini un regalo insolito. Cari gattini, questi meravigliosi oggetti si chiamano walkie-talkie. Passo. Ti sento forte e chiaro. Con questi potrete parlare tra di voi anche stando lontani. Fantastico! Attenzione, attenzione, qui è Chicca. Sono distesa sul letto. Passo. Attenzione, qui è Budino. Io sono in cucina e sto mangiando una gustosa mela. Passo. Qui è Cookie. Sto guardando dalla finestra. Andiamo a giocare fuori. Passo. Arrivo. Anch'io. Ragazzi, qui è Cookie. Sono in giardino. Passo. Guarda che ti vediamo. E ti sentiamo anche, Cookie. Mi sa tanto che questi walkie-talkie ci servono solo quando siamo lontani gli uni dagli altri. Mi sentite? Qui è Chicca e sono in Africa, passo! Qui è Budino, sono nel circolo popolare artico, passo! Ehi là, qualcuno lì sotto riesce a sentirmi, passo! Nello spazio i walkie-talkie non funzionano. Era un toserba quello che ho appena visto passare. Lascialo perdere. Pensiamo a una cosa divertente da fare con i nostri walkie-talkie. Beh, potremmo darne uno alla mamma, così potrà contattarci tutte le volte che vuole. Ma per questo abbiamo già il telefono.
Giusto, e poi non mi va che tutti sentano quello che dice la mamma. Cookie, sullo scivolo, sta attento ai pantaloni. L'ultima volta sei tornato a casa con uno strappo dietro. Oh, fai silenzio, mamma! Ti sei strappato i pantaloni! Perché quel tosaerba continua a girare senza che nessuno lo spinga? Non lo so. Come non so che uso possiamo fare di questi walkie-talkie. Tutto sommato non mi sembrano molto utili. A tutte le unità, qui è l'ispettore di polizia. È stato smarrito il tosaerba del giardiniere del paese. Chiunque lo ha visti, faccia rapporto. Passo. Wow! A quanto pare Cookie è riuscito a trovare la frequenza della centrale di polizia. Mi è venuta in mente una bella idea. Qui è la squadra di ricerca dei dolci gattini con delle novità sul caso. Abbiamo visto passare il tosaerba. Passo. Cookie? Chicca? Budino? Sì, siamo proprio noi. Allora continuate le ricerche e riferitemi qualsiasi nuova informazione riusciate ad ottenere. Passo. Grandioso ricevuto! Che forza! Dobbiamo cercare il tosaerba proprio come dei veri agenti di polizia! Ho trovato le tracce del tosaerba. È passato in un cespuglio. Passo. Ho trovato alcune tracce del tosaerba intorno ad una grande quercia. Passo. Invece io vedo tracce del tosaerba un po' dappertutto. Sento il rumore del tosaerba. Deve essere qui vicino. Sì, lo vedo, è qui. Ora si sta allontanando e va verso casa nostra. Polizia, ci ricevete, gattini a rapporto. Abbiamo trovato il tosaerba nel nostro giardino. Ricevuto, arrivo subito. Oh, sì! Il mio bellissimo tosaerba! Oh, mi sei mancato così tanto! Vieni qui, fermati, per favore, fermati, tosaerba! Non so come ringraziarla per averlo ritrovato. Senza il mio tosaerba sono perso. Deve ringraziare la squadra di ricerca dei dolci gattini. Grazie, Cookie, Chicca e Budino, dal profondo del cuore. È stato un piacere! Mi wow! Oh, non ho mai visto l'erba del nostro giardino così ben curata! Perché non entrate in casa? Ci sono dolcetti appena sfornati per tutti! Qui è la mamma! Il tè e i dolcetti stanno arrivando! Mi ricevete? Passo! Certo, forte e chiaro! Per trovare una cosa smarrita, basta chiamare la squadra di ricerca dei dolci gattini. Sono sempre a disposizione. Giochi al buio. Una sera la mamma e il papà andarono a cena fuori e lasciarono i dolci gattini a casa con la nonna. Nonnina, per favore, giochi un po' con noi. Ora non posso, devo finire di preparare la cena. Cominciate a giocare tra voi e non appena avrò finito in cucina vi raggiungerò. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! È andata via la luce. Ho battuto le mani troppo forte. Cookie, Budino, che cosa facciamo? Ho paura del buio. Perché? Non c'è niente di cui aver paura. Mentre giocavamo a mosca cieca avevi gli occhi bendati ed è esattamente come stare al buio. Ti sbagli, avere una benda sugli occhi non è come stare al buio. Ehi, gattini, dove siete? Nonnina! A quanto pare è andata via la corrente in tutta la casa, ma non dovete preoccuparvi, dobbiamo solo scendere in cantina a cercare le torce. Ma lì sotto è ancora più buio, non è meglio stare quassù ad aspettare che ritorni la luce? E se ci mette molto tempo a tornare, non dovete avere paura di scendere in cantina, staremo sempre tutti insieme. Oh, allora va bene. Attenzione mentre scendete le scale. Oh cielo, Chicca, ma che ti succede? Ho tanta paura, nonnina, lì sotto è molto più buio. A me il buio non fa paura nemmeno un po', e lo sai perché? Perché
anche il buio è nostro amico. Ci sono tante cose bellissime che senza il buio non potremmo vedere, come la luce tenue e tremolante di questa candela e le stelle che brillano. Queste cose meravigliose si possono vedere solo quando è buio. Non vedo stelle nel cielo. Che belle! Per non parlare di quanti giochi divertenti potete fare al buio, soprattutto se riuscite a mettere le zampe su una torcia. Chicca, sta a vedere che cosa faccio. Questa è una papera. Qua, 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 qua. E questa è una montagna. Guardate la cookie mobile. Rum, 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 rum. Beep, beep, beep. Rum, rum. E questa qui è una farfalla. Oh mamma, mi è venuta una fame da lupi. Sì, anch'io ho tanta fame. Ci picchia, purtroppo con questo trambusto non ho finito di preparare la cena. Proviamo a vedere se c'è qualcosa qui in cantina, qualcosa che non debba essere cucinato. Io ho già trovato una cosa deliziosa, dei biscotti. Io ho scovato un bel cestino di mele. Io invece delle carote. Gattini, la cena è servita. Oh? E a quanto sembra è tornata anche la luce. Che peccato. Ci stavamo divertendo così tanto a stare al buio. E non mi faceva per niente paura. Oh. Un momento, mi è venuta un'idea grandiosa. Così possiamo di nuovo giocare al buio finché vogliamo. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Oh, ci picchia! Cos'è successo qui dentro? Forse è andata via la corrente. È andata via, ma poi è tornata. Però abbiamo spento la luce. Stare al buio è divertente. Dici davvero? Allora non hai più paura del buio. È meraviglioso. Brava, piccola mia. Venite tutti qui a guardare il nostro spettacolo di ombre cinesi. E fu così che Chicca scoprì che non c'è alcun motivo di avere paura del buio e che giocare nell'oscurità può essere molto divertente. Il campionato di calcio. Mancano solo pochi giorni all'inizio del campionato di calcio e lo stadio è pronto ad ospitare centinaia di tifosi urlanti. Ed ecco arrivare la squadra di casa con il suo magnifico capitano. Ehi, papà, anche noi andremo allo stadio. Ma certo, Cookie, solo così potremo tifare alla grande per la nostra squadra. E per assicurarmi di avere i biglietti per la prima partita, vado subito ad acquistarli online. Guarderemo la partita dalle gradinate dello stadio, proprio come i veri tifosi. Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Vedremo vincere la nostra squadra! E subito dopo la partita torneremo a casa sventolando la bandiera! No! Oh, no! No! Tesoro, ma che cos'è successo? Non ci sono più biglietti disponibili, i posti sono tutti esauriti, non c'è più niente da fare. Dai, non è così grave, sono sicura che sopravvivremo ugualmente. Vorrà dire che guarderemo la partita in televisione. Vieni con me, ti preparerò una tazza di tè caldo. Povero papà, lui è un grande tifoso. Mi dispiace tanto che sia rimasto deluso. Attenzione, tifosi di calcio, è iniziato il concorso per il miglior numero con la palla. Il vincitore riceverà il pallone ufficiale della squadra di casa dalle mani del capitano stesso. Dobbiamo partecipare al concorso e vincere il pallone per papà, così lo faremo contento. Ora farò rimbalzare il pallone sulla testa per ben 100 volte. 1, 2, 3, oh. Aspettate un attimo. Stavolta ce la faccio. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Oh. 1, 2. Oh. Ok, forse non riesco a farli 100 palleggi. Allora potresti provare a calciare in porta, ma deve essere un grande tiro. Ciao a tutti, io sono Cookie. Adesso calcerò il pallone dritto in quella porta. Passerà dalla porta accanto e scenderà giù dallo scivolo.
forte, dai, provaci! Oh. Aia! Oi. Ci ho provato, ma non sono capace! Mi è venuta in mente una grande idea, ma perché funzioni ci serve l'aiuto dei nostri amici! Siete tutti pronti? Sì! E va bene, cominciamo! Gol! Ripreso tutto! Non resta che spedire il video e incrociare le dita! Il giorno dopo venne annunciato il vincitore del concorso. Vince il premio per il miglior numero con la palla, Vittor Gatto! Per il suo approccio creativo al calcio! A lui va il pallone ufficiale della squadra locale. Ma c'è un altro video che merita una menzione speciale, quello dei dolci gattini e dei loro amici. Non ci credo! Stanno mostrando il nostro video! Come premio speciale, questi adorabili gattini e le loro famiglie riceveranno i biglietti per la prima partita del campionato di calcio. Fantastico! Miau, 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 miau! C'è il tutto esaurito per la partita di oggi. La squadra di casa conduce per 2-0. Il capitano calcia e il pallone schizza e vola oltre la traversa per cadere dritto nelle mani di un giovane tifoso molto fortunato! Guardare una partita di calcio allo stadio e tifare per la squadra del cuore può essere un'esperienza meravigliosa, soprattutto se si sta con la famiglia. Il pisolino. Un giorno i gattini andarono a trovare la nonna. Ora, miei dolci gattini, andate pure a schiacciare un pisolino. Potete riposarvi un po' in quelle belle amache nuove che ho appeso agli alberi. Noi siamo diventati grandi, il pisolino lo fanno solo i gattini piccoli. E poi dovevamo fare le bolle di sapone dopo pranzo. Già, di certo è molto più divertente che passare un'ora a dormire. Ma tesori miei, è importante fare un bel riposino dopo pranzo. Mentre dormite potrebbe venirvi una bella idea. Pensate che una volta un rinomato scienziato sognò un'invenzione meravigliosa proprio mentre dormiva. E quell'invenzione diventò una grande scoperta scientifica. Un famoso artista si svegliò da un bel riposino e si mise a dipingere tutte le cose straordinarie che aveva sognato, creando un capolavoro. Oh, vorrei che succedesse anche a me! Allora andiamo tutti a fare un bel pisolino! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Io non ho affatto sonno, uffa! Nemmeno io, Cookie! Eh? Non è troppo tardi per tornare al nostro piano iniziale? Chicca, ma che state combinando? Perché non dormite? Beh, perché... ci danno fastidio le zanzare! La nonna appese delle reti speciali per difendere i gattini dagli insetti. Adesso le zanzare non vi daranno più fastidio. Dormite bene, gattini miei! Dobbiamo trovare un posticino tranquillo, così la nonna non vedrà le bolle di sapone. Miei dolci gattini, come mai siete ancora svegli? Sai, nonnina, ecco, è tutta colpa delle papere. Sì, è vero, come facciamo a dormire con tutti loro qua, qua, qua? Oh, forse le poverine hanno fame. Dobbiamo trovare un po' di cibo per queste papere. Adesso non vi disturberanno più, potete andare a dormire.
Ma Cookie e Chicca non volevano proprio farlo il pisolino. Cookie, Chicca, Budino, è arrivato il papà! Shh, parla piano, i gattini stanno schiacciando un pisolino! Non mi sembra proprio che stiano dormendo. Scusa, nonna, ma non abbiamo più bisogno del pisolino. Dormire dopo pranzo è inutile. Vi state sbagliando, indovinate un po'. Mentre dormivo mi è venuto in mente un modo per fare contemporaneamente le bolle di sapone. È meraviglioso! Bravo, Budino, tu sei un vero genio! Sapete cosa dobbiamo fare la prossima volta? Quando la nonna ci dice che è ora del pisolino, dobbiamo dormire davvero. Forse in sogno ci verranno delle idee grandiose. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! E fu così che i dolci gattini capirono che schiacciare un bel pisolino di pomeriggio è molto utile e salutare. Il Luna Park. Un giorno, un Luna Park itinerante arrivò nel paesino dei gattini. Non riesco ancora a credere che oggi andremo tutti quanti al Luna Park. Sarà il giorno più bello di tutta la mia vita! Dobbiamo provare tutte le giostre che ci sono! Però è un peccato che il Luna Park rimanga solo un giorno. Un giorno è sempre meglio di niente. Vedrete che ci divertiremo. E faremo una foto su ogni giostra che proviamo, così ne avremo sempre un ricordo. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Cookie voleva andare su delle montagne russe molto grandi. Mi dispiace, piccoletto, ma questa giostra non è adatta ai gattini. Per poterci andare devi essere molto più alto. E se salissi sulla testa di Budino, così sembrerei alto come un gatto adulto? Saresti più alto, ma sempre piccolo di aspetto. Potremmo farci la barba e i baffi con lo zucchero filato, così penserebbero tutti che siamo dei vecchietti. Non è una questione di età, ma di altezza. Se siete troppo bassi, le cinture di sicurezza non vi trattengono. Allora noi non possiamo salirci. Andiamo nella casa degli specchi. Sarà divertente vedere le nostre immagini tutte deformate. Facciamo un bel sorriso per la foto ricordo. Non l'ho trovata divertente neanche un po'. Prima la mia coda sembrava enorme, dopo troppo piccola, e alla fine sembravo tutta storta. Ma è questo che fa ridere. Se vuoi possiamo provare la casa stregata. Guardate, perché non andiamo su quelle papere? Non ci penso proprio, io voglio andare nella casa stregata. E com'è? Fa davvero così paura? Ma no, tranquillo, è una forza. Tu dici? Ok, allora andiamo. Fate pure, io vado sulle papere. Va bene, gattini, divertitevi, papà e io vi aspettiamo qui. E quando tornerete faremo una foto ai vostri musetti felici. È solamente un ragno di plastica. Invece quello è un serpente di gomma. E ora tutti in posa per una bella foto. Non sembriamo molto felici nelle foto scattate finora. Io ho avuto tantissima paura. Le papere andavano troppo lente. In quella casa non c'era niente di vero. Guardate, gattini, laggiù ci sono altre giostre. Oh, mi si è scaricata la batteria del cellulare. Attenzione, prego. Il Luna Park itinerante chiuderà fra 20 minuti. Tra poco chiudono e non abbiamo una sola foto in cui siamo tutti felici. E domani le giostre non ci saranno più.
Mi è venuta una bellissima idea! Dobbiamo trovare una giostra che piace a tutti e non importa se non possiamo farci la foto! Sì. I gattini e i genitori decisero di andare sulla ruota panoramica. Accipicchio, stiamo proprio salendo in alto! Fa un po' paura, ma allo stesso tempo è una vera forza! Da quassù c'è un bel panorama! Cookie sembra un nonnino! Almeno così potrà andare sulle giostre che sono riservate ai grandi! A quanto pare avremo anche una foto ricordo! Venite a vedere! Finalmente avremo una foto del Luna Park! È vero! E per fortuna in questa ridiamo tutti quanti! Ma papà è venuto con gli occhi chiusi! Oh no! Ho rovinato la nostra bella foto! Abbiamo ancora tempo per fare un altro giro, così potremo farci scattare un'altra foto! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La ruota panoramica si rivelò la giostra preferita dei gattini e di papà e mamma e contribuì a rendere la gita al Luna Park un bel ricordo di una giornata speciale trascorsa in famiglia. Al lavoro con papà. Un giorno il papà rincasò molto stanco dal lavoro. Finalmente è tornato papà! Dai papà, gioca a chiapparello con noi, tu stai sotto, ok? Devi correre e prenderci. Mi spiace, gattini, ma ho avuto una giornata molto dura e sono davvero sfinito. Ma com'è possibile? Tu lavori in una fabbrica di dolciumi? Già, è il lavoro più bello che si possa desiderare. Nel tuo ufficio ci sarà un fiume di cioccolata. Le cose non stanno proprio così. Sapete che facciamo? Domani vi porto al lavoro con me e vi farò visitare la fabbrica, così vedrete voi stessi. Finalmente andremo a vedere dove lavora papà. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Il mattino dopo il papà portò i gattini alla fabbrica e mostrò loro il suo ufficio. È straordinario! Trovare le idee per nuovi dolciumi deve essere davvero divertente. Tu credi sia facile creare nuovi prodotti? Certo, potreste fare gli eclair al miele, per esempio. Quelli li facciamo già. Che ne pensi delle ciambelle ai mirtilli? Le facciamo già. E di biscotti a forma di macchina con ruote di cioccolato e sopra due dolci gattini di zucchero. Che buoni! Facciamo anche questi biscotti. Beh, però la fase in cui si preparano i dolciumi deve essere molto divertente. Oh, potete giudicare da soli. Qui abbiamo diversi reparti di produzione dove vengono preparati dolciumi di vari tipi. Accipicchio, è troppo forte! Dai, portaci subito a vederli. Questo è il reparto in cui vengono mescolati ingredienti come uova, zucchero e farina per creare la base dei futuri dolciumi. Dal modo in cui vengono mescolati gli ingredienti dipende il tipo di prodotto finale. In questa fase si decide se avremo prodotti croccanti, friabili o morbidi. No, Cookie, fermo! Sentite, gattini, queste attrezzature sono molto complesse. Prima di toccare qualcosa, chiedete sempre il permesso. Mi dispiace, papà. Pensavo che fossero più facili da far funzionare. Questa è la linea di assemblaggio principale. Qui le basi di pasta vengono messe su un nastro trasportatore e man mano vengono aggiunti altri ingredienti come crema e ciliegie. Alla fine ne risultano delle crostate di crema e ciliegie. Potete mettere le basi sul nastro, ma fate molta attenzione! Oh no, il mio cappello! Oh mamma mia, dobbiamo fermare l'intera linea di assemblaggio! Il papà dovette fermare la linea di assemblaggio. Un bel cappello ripieno di crema, questo sì che è un nuovo prodotto. Purtroppo non posso più mettermelo in testa. Comunque quello che c'è dentro è molto buono. Hanno chiamato dal supermercato per chiedere conferma delle consegne. Ma che succede? Perché qui è tutto fermo? Ecco, beh, abbiamo avuto un piccolissimo problemino. Non possiamo spedire l'ordine? Mi è venuta in mente una bellissima idea! Noi possiamo darvi una mano! Ci sarà un incarico semplice che possiamo svolgere! Mettere i timbri sulle scatole fu semplice per i gattini.
In poco tempo, tutti gli ordini erano pronti per la consegna. Oh, puntuale come sempre! Grazie per i dolci deliziosi e l'ottimo servizio! La sua soddisfazione è il nostro obiettivo e poi abbiamo avuto degli aiutanti speciali! Cookie, Chicca, Budino, grazie anche a voi per lo splendido lavoro! Ora dobbiamo tornare alla fabbrica, i gattini e io abbiamo altri incarichi da svolgere! Fantastico! Miwow, 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 miwow! Ora i gattini sanno che preparare dolciumi non è così facile come si pensa. Ed è questo che li rende ancora più deliziosi. Il caffè di papà. Un giorno il papà stava preparando una presentazione per un nuovo caffè. È per questo motivo che il caffè Dolce Gatto sarà molto redditizio e offrirà prodotti di qualità insieme a un servizio eccellente. Tesoro mio, è perfetta! Sono sicura che i capi della fabbrica approveranno la tua proposta! Fantastico! Miwow, 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 miwow! Adesso devo proprio andare. Verifico di aver caricato tutte le slide nel portatile. Il papà voleva mostrare la presentazione sul suo portatile. Ciao a tutti! Chissà se ai capi della fabbrica piacerà la presentazione che papà ha preparato. Oh, sarà meglio che chiami in ufficio per avvertire che arriverò in ritardo. Oh cielo, ho dimenticato il cellulare a casa! La mamma stava lavorando alla sua nuova collezione. Mamma! Papà, ho dimenticato di prendere il cellulare! E il nonno sta cercando di chiamarlo! Sì, pronto? Non sei mio figlio? No, mi dispiace, è andato al lavoro e ha dimenticato il cellulare qui a casa. Va bene, allora proverò a chiamarlo più tardi. Ciao! Perfetto, ciao! Per favore, gattini, mettete il cellulare sulla scrivania di papà. È probabile che torni a prenderlo. Oh! Mamma! Mamma! Oh! C'è una chiamata sconosciuta per papà! Sì, pronto? Buongiorno, è lo studio del dentista Righino? No, mi spiace, temo abbia digitato il numero sbagliato. Sarà meglio abbassare la suoneria. Rimettete il cellulare sulla scrivania di papà, poi sarà lui a controllare tutte le chiamate. Guardate, c'è una chiamata da parte dell'ufficio di papà. Pronto, buongiorno. Pronto? Oh. Dove sei? I capi della fabbrica sono già tutti in sala riunioni. Stiamo aspettando solo te. Pronto? Riesci a sentirmi? Pronto? Sì, io ti sento. Sono Chicca e sono qui a casa con Cookie e Budino. Papà è andato al lavoro, ma ha dimenticato il cellulare a casa. Ho capito. Va bene, vorrà dire che dovremo annullare la presentazione di oggi. Papà ci ha lavorato un sacco e ci tiene tantissimo. E l'ha anche provata tante volte davanti a noi. Anche noi vorremmo vedere la presentazione di vostro padre, ma adesso... Mi è venuta una bellissima idea! Noi tre potremmo fare la presentazione di papà al posto suo! I gattini accesero la videocamera del cellulare. Riuscite a vederci tutti? Possiamo cominciare con la presentazione! sì, certo, potete anche iniziare! Ok, grazie! Il caffè del nostro papà sarà piccolo e accogliente. L'esterno sarà dipinto di giallo e arancione. Su tutte le tazzine e i piattini sarà stampata la zampa di un gatto come nell'insegna sulla porta d'ingresso. Ci saranno tanti tavolini rotondi e le vetrine saranno piene di dolci e pasticcini. E poi ci sarà anche tanta frutta fresca che ognuno potrà aggiungere al proprio dolce. I camerieri indosseranno una bella divisa. E porteranno un cappellino che assomiglia a un pasticcino. Inoltre ci saranno anche... Proprio per questo, il caffè sarà il posto più bello in cui passare del tempo con la famiglia. Scusatemi tanto, sono rimasto bloccato nel traffico e per di più ho dimenticato il cellulare a casa. Ciao gattini. Ciao papà. Questi meravigliosi e intraprendenti gattini hanno appena fatto la presentazione al posto tuo. Ottimo lavoro! Dice davvero, bravi gattini miei, grazie! Siamo lieti di comunicarti che il progetto è approvato. Resta da decidere solo una cosa. Come si chiamerà il caffè? Beh, c'è soltanto un nome che mi viene in mente. Il caffè dovrebbe chiamarsi dai dolci gattini! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow!
L'idea dei gattini di aiutare il papà si rivelò vincente. Di lì a poco nel paesino sarebbe sorto un nuovo e grazioso caffè. L'invenzione. Un giorno i gattini passarono davanti alla casa del loro amico Leo. Ciao ragazzi! Senti, noi stiamo andando a giocare al parco, vuoi venire anche tu? Non posso! Sto cercando di inventare qualcosa di utile, ma purtroppo non riesco a trovare niente, è più complicato di quanto pensassi. Possiamo aiutarti a trovare un'idea, più teste ragionano meglio di una. Se ci mettiamo insieme abbiamo una, due, tre e quattro teste. Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Una buona invenzione deve essere veramente utile. Ah, possiamo creare un'invenzione che possa lavarmi i denti senza che debba farlo io. Oh, ehi, i miei denti sono qua su. Probabilmente è molto più facile se i denti te li lavi da solo. Sì, hai ragione. Che ne dici di un bel rilevatore di cipolle? Un dispositivo che ti avverte se c'è la cipolla in quello che mangi. Le cipolle sono disgustose e io non le voglio mangiare. Rilevate cipolle, rilevate cipolle. Nella zuppa ci sono le cipolle, si salvi chi può. Beh, se proprio vuoi sapere se c'è la cipolla nel piatto, basta chiederlo. Hai ragione, è più facile. Che ne dici di inventare una speciale macchina che ti aiuti a prendere le decisioni? Quale vestito dovrei mettermi? Ah, grazie per l'aiuto. Se ci fossero invenzioni così, le persone smetterebbero di pensare con la loro testa. Cara, io vado al lavoro, ci vediamo al mio ritorno. Scusami tesoro, ma te lo sei scelto da solo quell'abbigliamento? Ma no, c'è la macchina che fa queste cose al posto mio. Già, pessima idea. Allora potremmo inventare una macchina che ti toglie il cappello. Oppure una macchina per bussare alla porta. O magari dei cuscini ultramorbidi. Non troviamo nessuna idea valida. Adesso capite il mio problema. È tutto il giorno che cerco di pensare a un'invenzione utile e non ne cavo un ragno dal buco. Mi è venuta una bellissima idea. Dobbiamo andare fuori a svagarci. La mamma dice che quando sei bloccato su una cosa devi fermarti, respirare e uscire all'aperto. È vero, quello che serve a Leo è aria fresca e sole caldo. I gattini si divertirono un mondo al parco. Leo non pensò neanche un attimo all'invenzione che doveva creare. Abbiamo fatto bene a prenderci una piccola pausa. È una giornata splendida! Eureka! Prendersi una pausa! Penso di sapere cosa inventare! Il giorno dopo, Leo invitò i gattini a casa sua per mostrare loro la sua utile invenzione. Ecco la mia utilissima invenzione! Serve a ricordare di fare pause regolarmente! È grandiosa! Quando suona la sveglia, vuol dire che è ora di prendersi una pausa. La freccia indica una cosa divertente da fare durante la pausa. Ad esempio, andare in bicicletta. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Grazie ai suoi amici gattini, Leo scoprì che è utile prendersi una pausa quando si resta bloccati su qualcosa. Soprattutto se si vuole creare un'invenzione straordinaria. Una notte nel bosco. Un giorno la mamma e il papà svegliarono i gattini molto presto. È ora di svegliarsi, dolci gattini. Andremo a fare campeggio in una riserva naturale e stanotte dormiremo in tenda. Faremo campeggio, sul serio?
e dormiremo in una vera tenda. E potremmo anche accendere un fuoco da campo. Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Nella riserva c'erano posti adibiti al campeggio. Caspita, qui non ci sono più posti liberi. Proviamo ad andare un po' più avanti. A quanto pare anche qui è al completo. Dopo aver girato la riserva per un'ora, il papà non riuscì a trovare neanche un posto libero in cui fermarsi a campeggiare. Riusciremo a fermarci prima di sera? Sono stanchissimo. A chi lo dici? Ho anche una fame da lupi. Invece io ho sete. Cercate di avere pazienza, gattini. Andremo un po' più avanti e troveremo un bellissimo posto in cui fare campeggio. Gli alberi intorno sfrecciano così veloci. Beh, adesso hanno smesso di sfrecciare. Resteremo bloccati qui per il resto della vita. Non perdetevi d'animo, gattini miei. Vedrete che si sistemerà tutto. Evviva! Mentre voi aiutate vostro padre a montare la tenda, io vado a cercare la legna per accendere il fuoco. Oh, per la miseria, temo di aver dimenticato di prendere i picchetti. Ci servono per fissare la tenda al suolo. Se non possiamo montare la tenda, ci toccherà dormire all'aperto, al freddo, sulla terra dura. E se verrà a piovere? In questo caso andremo a dormire nell'auto. Non c'è posto, così siamo stretti. Sì, ma in auto saremo al sicuro dagli attacchi degli spaventosi animali selvatici. Qui ci sono tante zanzare fastidiose. No, non voglio passare la notte in questo bosco. No, no, neanch'io. Per favore, papà, chiama la mamma. Vogliamo tornare a casa. Almeno là non ci sono zanzare così grandi. Né spaventosi animali selvatici. State tranquilli, gattini. Siamo in una riserva naturale. In questo bosco non ci sono animali spaventosi. Uno spaventoso animale selvatico! Oh, che fatica! Visto? Il vostro spaventoso animale selvatico è la mamma! Quanto sei spiritoso, tesoro! Ho raccolto dei rami secchi per accendere il fuoco. Non è stato per niente facile, ma ho continuato a cercarli finché non li ho trovati. La mamma ci ha appena offerto una soluzione per il nostro problema con la tenda. Mi è venuta una bellissima idea! Mettiamoci a montare la tenda, così potremo trascorrere una bella notte nel bosco! Ben presto i gattini dimenticarono tutte le loro paure e passarono una piacevole serata all'aperto. Su, gattini, è ora di andare a dormire. Buonanotte, mamma! Buonanotte, tesoro. Buonanotte, gattini! Spostatevi un po'! Qui dentro ci sono le zanzare! E sono animali famelici! Sono anche belle grandi! Per fortuna ho portato lo spray contro gli spaventosi animali selvatici! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Sistemata la tenda, i gattini si misero ad aiutare i genitori e si divertirono un mondo a fare campeggio nel bosco. La sorpresa. Quel giorno era la festa nazionale dei gattini, una ricorrenza in cui tutti i genitori gatti fanno dei regali ai loro micetti. Piccoli miei, oggi per la festa dei gattini riceverete un solo grande regalo che dovrete condividere, ma sarà fantastico! Non ve lo daremo prima di stasera, quindi dovrete avere pazienza, sarà una sorpresa! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I gattini erano molto curiosi e non riuscivano a sopportare l'attesa. È arrivato il corriere, sta consegnando qualcosa, è un pacco enorme! Wow, è uno scatolone gigantesco, lì dentro deve esserci il nostro regalo! Già, la mamma ha detto che si tratta di una grande sorpresa!
Lo scatolone è così grande da contenere tutti i libri dell'enciclopedia delle piante. No, è così grande da contenere tutti i pezzi di una nave pirata. Tutti sul ponte, ciurma! O magari c'è dentro uno strumento musicale grande, ad esempio una bellissima arpa. Beh, quello scatolone è così grande che potrebbe contenere qualsiasi cosa. Non sapremo di che si tratta fino a stasera. Io non ce la faccio ad aspettare così tanto. Andiamo subito a dare una sbirciatina dentro il pacco. Mamma e papà hanno detto che è per la festa dei gattini. Allora, quando apriremo il regalo, ci fingeremo molto sorpresi. Va bene, ma di sicuro avranno nascosto lo scatolone. Dobbiamo solo cercarlo, stando attenti a non farci scoprire. I gattini guardarono in tutta la casa, ma non trovarono lo scatolone. Dove avranno nascosto un pacco così grande? Abbiamo guardato ovunque. Ma non in cantina. Oh! Forza, apriamolo subito. Questa sì che è una sorpresa. Pensate che mamma e papà vogliano abbellire la nostra cameretta con questo vaso enorme? È davvero grande, starebbe sempre tra i piedi. Lo so che è difficile, ma quando stasera apriremo il pacco dovremo far finta di essere sorpresi o mamma e papà ci resteranno male. Gattini, è ora di aprire il regalo. Emozionati? La grande sorpresa vi aspetta in cameretta. Andate a vedere che cos'è. Evviva! Non vedo l'ora di saperlo. Aprite lo scatolone. Voglio vedere le vostre facce quando scoprirete che cos'è. Non credo di riuscire a far finta di essere felice e sorpreso. Sappiamo che in quello scatolone c'è soltanto un vaso grandissimo. Non siamo riusciti ad aspettare, così abbiamo dato una sbirciatina. Scusateci se vi abbiamo rovinato la sorpresa. Perché adesso non provate ad aprirlo? Potreste sempre rimanerne sorpresi. Che bella! È una città magica con un orologio. E quando è buio si illumina tutta. È per questo che abbiamo scelto di darvela di sera, così avreste potuto vederla in tutto il suo splendore. L'abbiamo comprata un paio di settimane fa, mentre il vaso che è arrivato oggi è un regalo per la nonna. Ma lo scatolone del vaso era delle dimensioni giuste per contenere il vostro regalo e ci ha permesso di farvi una bella sorpresa. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I gattini trascorsero una bella serata con i genitori, festeggiando la giornata a loro dedicata. E capirono che una sorpresa vale l'attesa.